Ciao a tutti e benvenuti al 15° vlog dedicato a Pretty Little Liars. Allora, questa settimana mi occupo sempre, come ho fatto la scorsa settimana, di un personaggio di cui, cioè, analizzerò di settimana in settimana i personaggi di cui ancora le intenzioni sono poco chiare, sì, perché alla fine non capiamo ancora le loro intenzioni totali, d'accordo? Questa settimana quindi vado subito dritto al sodo, mi voglio occupare di uno dei personaggi secondo me più misteriosi, più intricati della serie, e sto parlando della cara Melissa Hastings. Melissa Hastings ha sempre... è praticamente un agglomerato di confusione, perché non riesci mai a capire da che parte sta. Lei insiste di essere dalla parte dei buoni, di aver sempre tentato di proteggere Spencer, però io non ho mai creduto a questa sua bontà. Di lei praticamente, oltre al fattaccio di Bethany, del fatto che comunque ha seppellito Bethany, non sappiamo altro delle sue azioni, e molte delle sue azioni sono ancora oggi in sospeso perché non hanno ricevuto una risposta, d'accordo? Quindi io parto subito ad elencarvi tutto ciò che mette Melissa, secondo me, nella lista dei sospettati, dei cattivi, tra virgolette, di quelli che nascondono qualcosa e non degli onesti, come lei appunto si descrive, onesta, e che appunto ha sempre tentato di proteggere Spencer. Secondo me non è così. E parto subito da un episodio della prima stagione, un dialogo tra lei ed Ian, anche il rapporto con Ian è molto misterioso, e parto dalla, se non ricordo male, la 1x14. La 1x14, all'inizio dell'episodio, Spencer riesce ad origliare una conversazione tra Melissa e Ian. Ian praticamente dice a Melissa: non lo dovrà sapere nessuno. E Melissa gli dice: ok, lo so, però penso solo a quando. Subito Ian la interrompe e le dice: senti, non possiamo farlo. Se diciamo la verità farebbero delle domande alle quali non sono in grado di trovare una risposta, dice Ian, ok? Secondo lui gli farebbero domande alle quali non potrebbe rispondere. Melissa gli dice: d'accordo, starò zitta. Ian le dice di stare tranquilla, che sarà tutto meraviglioso, e di dover restare, e soprattutto le dice che devono restare solamente uniti, d'accordo? Nello stesso episodio, a fine episodio, Melissa rivela di essere incinta, ok? Però nel dialogo iniziale non penso parlassero solo di quello, perché c'è appunto questa frase di Ian in cui dice che se scoprissero la verità gli farebbero delle domande alle quali lui non saprebbe rispondere, quindi non c'entra con la maternità di Melissa, c'era qualcos'altro, non sappiamo cosa. Infatti, se ci colleghiamo poi alla 1x22, quando Spencer e Ian hanno il loro confronto sul campanile, Ian vuole uccidere Spencer e far passare la sua morte come un suicidio, perché il senso di colpa per la morte di Alison, perché fa pensare che l'ha uccisa Spencer, è troppo grande e quindi si è tolta la vita. Avendo scoperto quello che Melissa aveva fatto, possiamo appunto capire che Ian stava inscenando il suicidio di Spencer, perché appunto lui sapeva, grazie a Melissa, che Spencer aveva colpito Alison e che Melissa, per proteggerla, aveva seppellito Alison. Infatti Spencer gli chiede, gli dice: Sammy, mia sorella, non farlo, cioè non uccidermi. E Ian le dice: senti, io lo sto facendo proprio perché la amo. Appunto dice: io ti uccido perché tu hai reso, tra virgolette, inconsapevolmente la vita di mia moglie un inferno, perché lei sta tenendo un segreto importante, ha seppellito una persona, cioè Alison, per proteggere lei. Quindi dice: io ti uccido appunto per fare questo favore a Melissa. Però appunto Ian a questo punto sapeva di questo fatto. Melissa non ci ha mai detto se Ian lo sapesse o no, però basandoci su quello che sappiamo, Ian sicuramente lo sapeva. Ciò che sconvolge però è che quando arriva Alison per gettare Ian giù dal campanile, lui non rimane affatto sconvolto nel vederla, anzi esclama semplicemente: tu che ci fai qui? Nient'altro, cioè, se tu vedi una persona che reputi morta e soprattutto sei convinta che la tua moglie Melissa ha seppellito Alison viva, non dici questa cosa. Questo mi fa pensare al confronto tra Spencer e Melissa avuto nella 4x04, in cui Spencer viene a sapere da Melissa che lei aveva il dubbio che Alison fosse ancora viva. Da quando aveva questo dubbio? Da molto tempo, e quindi anche dalla prima stagione, o da poco tempo? Perché se dalla prima stagione Melissa appunto non è stata del tutto sincera, perché appunto lei già dall'inizio sapeva che aveva seppellito una persona innocente e non Alison. Però ciò si collegherebbe ad Ian e al suo non essere totalmente sconvolto quando ha visto Alison, perché appunto magari grazie a Melissa ha saputo che Alison era ancora viva, ok? Però ovviamente lui dice a Spencer che la sta per uccidere proprio per fare un favore a Melissa, quindi da come parla lui ancora pensa, nella 1x22, che Melissa abbia seppellito Alison. Però quando vede Alison non è sconvolto minimamente, quindi non so quale collegamento c'è tra Melissa e Ian. Poi Ian muore, a quanto pare si suicida, e non sappiamo cosa è realmente successo. Quindi non sappiamo bene del rapporto tra Melissa e Ian. Tornando su Melissa, basiamoci su questi fatti che vi andrò ad elencarvi i fatti che vi ho detto, e partiamo dalla 3x24. Nella 3x24 praticamente Emily vede un incontro tra Shana, Jenna e Melissa, e praticamente Shana racconta loro che praticamente le ragazze saranno al cottage di Thornhill per le 9 di quella sera, e lo sa grazie ad Alison, perché appunto Alison è in contatto con lei, e Melissa dice alle ragazze: quelle stronzette saranno lì alle 9, questo è un chiaro segno che lei odiava le ragazze, inclusa sua sorella, ok? Perché altrimenti non si spiega questa sua frase. E quella stessa notte Melissa mandò Jenna e Shana al cottage per scoprire con chi dovevano incontrarsi le ragazze, perché appunto credeva fosse Alison, lo racconta Spencer nella 4x04. Le mandò Jenna e Shana perché Jenna e Shana temevano Melissa, avevano paura di lei, ce lo racconta Mona nella 4x01. Perché Jenna e Shana avevano paura di Melissa? Non c'è dato sapere, perché da quel che sappiamo Jenna aveva paura di CeCe Drake, come ci racconta Shana nella 4x09, però a quanto pare aveva paura anche di Melissa, non sappiamo però perché. Quindi questo è il primo punto a favore di questa, della colpevolezza di qualcosa di Melissa, ok? Poi passiamo alla 4x01. Nella 4x01 le ragazze sono nel covo di A, che era di Mona, e ritrovano tutta la roba che Mona aveva nascosto, tra cui un filmino che lei aveva girato sul treno di Halloween, dove riprendeva le due regine di cuori, erano due, mentre chiacchieravano, mentre Alison era chiusa nella cassa, Garrett ancora non era stato ucciso, e Aria era priva di sensi, drogata nella cassa. Una della regina di cuori, cioè Wilden, dice all'altra: senti, lasciamola andare. No, ascolta, basta, lasciamola andare. I piani sono cambiati. Non succederà, i piani sono cambiati. Garrett sta per dire loro tutto e non possiamo permettere che accada. Mona rivela a Spencer che l'altra regina di cuori era sua sorella Melissa. E nella 4x04 la stessa Melissa conferma che era sul treno. Dice a Spencer che era salita sul treno, e lei e Wilden avevano lo stesso costume, che lei non faceva quello che Wilden gli ordinava di fare. Lei praticamente era insieme a Wilden perché praticamente qualcuno diceva a Wilden cosa fare, e Wilden appunto ricattava Melissa per il fatto dei filmini dell'NT Club, ok? Però Melissa dice una cosa importante a Spencer, le dice che praticamente lei non sapeva che volessero fare del male a lei, ad Aria, a tutte le altre, fino a quando lei non era salita sul treno, d'accordo? Praticamente lei non sapeva che volessero fare del male alle ragazze. Però questo cozza completamente con la scena vista nella 4x01, perché nella 4x01 vediamo nel filmino che ha fatto Mona che è quasi Melissa a capo dell'organizzazione per far del male alle ragazze e per gettare Aria giù dal treno, perché infatti Wilden si rivolge a Melissa, l'altra regina di cuori, dicendole: senti, non voglio farlo, e le dice, ok? Non voglio farlo, i piani sono cambiati, Garrett sta per dire loro tutto e non possiamo permettere che accada, d'accordo? Infatti Spencer nella 4x04 dice a Melissa, ovviamente le dice, certo, perché di colpo è arrivato Garrett e la priorità è stata uccidere lui, d'accordo? Noi sappiamo, grazie anche alle interviste di Marlene King, grazie a quello comunque che abbiamo capito, che Wilden uccise Garrett quella notte. Lo uccise perché Garrett sapeva di tutte le sue losche, le cose losche che Wilden aveva fatto, ovvero insabbiare la morte di Marion Cavanaugh facendola passare per un suicidio, riportare Charlotte al Radley quella notte, e quindi Charlotte aveva colpito Alison. Infatti Garrett stesso sapeva molto, sapeva infatti che aveva trafugato il corpo, lo disse a Spencer, le disse: so chi ha preso il corpo nella 3x02, insomma Garrett sapeva molto, per questo fu ucciso da Wilden. E Marlene King, in una delle sue ultime interviste in cui diede delle risposte un po' rimaste in sospeso, disse che quella notte sul treno Wilden agì da solo, d'accordo? E non è assolutamente vero, perché appunto quella notte Wilden non voleva, Wilden disse a Melissa di lasciarla andare a Aria, che i piani erano cambiati, che dovevano appunto occuparsi di Garrett, quindi Melissa era con Wilden, e sembrava Melissa essere a capo di tutto, ok? Non Wilden. Quindi questo cozza sia con l'intervista di Marlene King e sia su quello che Melissa ci ha detto, ovvero che lei non sapeva, cioè praticamente lei era caduta alle nuvole e non sapeva che Wilden volesse fare del male alle ragazze, quando in realtà è Wilden stesso a dire a Melissa di quasi la implora di liberare Aria, perché i piani sono cambiati, perché devono occuparsi di Garrett. Quindi questa è un'altra cosa che Melissa ci deve spiegare, che non è vero che lei non sapeva che dovevano fare del male alle ragazze, perché lei stessa mise Aria insieme a Wilden nella cassa. Quindi è un'altra cosa che devono spiegarci riguardo Melissa, ok? Poi, nella 4x24 vediamo il ritorno di Melissa da Londra, la vediamo entrare in casa con la sua valigia, come se appena arrivata appunto dall'aeroporto, come se appena atterrata, e arriva a casa. Dice, poi viene chiamato in commissariato insieme ai suoi genitori perché Spencer e le ragazze sono scomparse e racconta loro che Toby praticamente si è presentata alla sua porta a Londra e che, avendo saputo del problema delle anfetamine di Spencer, è subito tornata a casa. Nella 5x02 però Toby smentisce questa cosa, dice che praticamente lui è arrivato a Londra e quando ha bussato a casa di Melissa gli ha aperto Wren, che era appunto tornato con Melissa, e dice a Toby che Melissa ormai non era più lì da un po' e che appunto era partita. Quindi Melissa ha mentito perché quella notte in cui, della 4x24, in cui appunto Jessica DiLaurentis morì e le scambiarono le medicine mentre lei era al commissariato, Melissa era già a Rosewood, comunque non era più a Londra, non so se era proprio a Rosewood, però non era più a Londra, e quando è tornata a casa ha finto di essere appena arrivata, dicendo appunto che Toby era andata a trovarla e le aveva detto di tornare a casa, cosa non vera perché Toby ci disse che in realtà lei già non era a Londra e c'era solamente Wren. Quindi Melissa ha mentito su quella notte, la notte in cui appunto qualcuno scambiò le medicine di Jessica DiLaurentis. Dov'era Melissa? Perché disse di essere appena arrivata quando in realtà era a Rosewood già da parecchio tempo quella notte? Che cosa ha fatto e dov'era? Non lo sappiamo, però è un altro indizio importante sulla colpevolezza e sulle cattive intenzioni di Melissa, ok? Poi c'è la... sì, la 5x09 se non sbaglio, no, la 5x08. La 5x08 è un'altra cosa molto importante, perché le ragazze praticamente scoprono che Jessica DiLaurentis portava Bethany Young a un maneggio a fare equitazione, ok? La portava lei, le aveva anche fatto adottare un cavallo, un pony. Arrivano là cercando informazioni e scoprono lì nel maneggio un cappello per fare equitazione che apparteneva a chi? A Melissa Hastings. Quindi Melissa Hastings andava allo stesso maneggio a fare equitazione dove Jessica DiLaurentis si portava Bethany Young. Infatti Spencer si chiede cosa ci faccia là il cappello di Melissa, ok? Quindi è un altro dubbio. E infatti alla fine di quella puntata, quando vediamo A intrufolarsi in casa di Spencer, cioè Sisi, la vediamo accarezzare il cappello di Melissa. Non l'abbiamo mai capita questa cosa, però prende il cappello di Melissa e lo accarezza quasi nostalgica, ok? Non so quale collegamento c'è qua, ok? Perché appunto Jessica non portava Charlotte al maneggio, ma portava Bethany, ok? Non possiamo neanche dire, forse non possiamo neanche dedurre, ah no, forse portava Charlotte, perché Charlotte divenne ragazza quando aveva già 16 anni, mentre il ragazzo del maneggio, scusate, disse ad Emily e Spencer, andarono loro ad informarsi, che Jessica andava là con una ragazzina, ok? Invece quando Charles divenne Charlotte era appunto abbastanza grande, quindi ci portava Bethany. E Melissa faceva equitazione nello stesso posto in cui Jessica portava Bethany, e questa è un'altra cosa che bisogna tenere a mente, appunto. Perché bisogna tenere a mente? Ve lo dico subito, perché nella 3x19 vediamo il famoso flashback di Jason che si sveglia in casa ubriaco, esce fuori di casa e vede Melissa Hastings parlare con una ragazza bionda vestita uguale ad Alison con il top giallo. Melissa le dice: è tornato in città e comunque non me lo sarei mai aspettato, non sappiamo di chi parli, ok? Parlano, Jason pensa che sia Alison e subito la chiama. Questa ragazza si gira e ha il volto di Sisi. Jason quindi vede Sisi, dice di aver visto Sisi. Nella 6x10 però Sisi stessa smentisce. Infatti Alison le dice: senti, Jason ha detto di averti visto quella notte indossare il mio top giallo. Sisi subito la smentisce e le dice: avrà visto Bethany o avrà visto te, non ha sicuramente visto me. Infatti Sisi quella notte non indossava nessun top giallo, infatti fu portata dopo l'aggressione di Alison via dal detective Wilden e fu portata al Radley. Quindi Melissa parlava con qualcun altro quella notte, qualcuno che aveva addosso un top giallo. E chi aveva un top giallo oltre ad Alison? Bethany Young. Ok? Quindi qua bisogna capirci qualcosa, appunto, perché le due stavano parlando. E non sappiamo di cosa, appunto. Parlano di qualcuno che è tornato in città e Melissa non se lo sarebbe mai aspettato, ok? Comunque dopo che Jason le vede nel flashback, le due ragazze scompaiono. Ciò ovviamente si collega appunto al fatto che Melissa andava a fare equitazione nello stesso posto in cui Jessica portava Bethany, e quella notte Melissa stava parlando a quanto pare con Bethany, appunto. Quindi Melissa in qualche modo sapeva che Bethany era là. Perché le due parlavano e perché si conoscevano. C'è un collegamento da fare qua, c'è un collegamento con la 3x16. Nella 3x16, in uno dei flashback di quella notte, vediamo che Byron Montgomery, dopo aver lasciato Alison, vede Melissa Hastings uscire da casa di DiLaurentis, dove insieme a Ian Thomas stavano cercando i filmini dell'NT Club, e Melissa chiama qualcuno e dice: Cosa devo fare? Chiamare il 911 per avere la tua attenzione? Qui le cose non sappiamo mai chi ha chiamato, non l'abbiamo mai scoperto. Però guarda caso nella 3x19 la vediamo parlare con una ragazza con il top giallo, d'accordo? Quindi forse è la persona che stava chiamando al telefono. Questo non lo so, è una mia supposizione. Però le dice al telefono, cosa devo fare? Chiamare il 911 per avere la tua attenzione? Qui le cose sono due. O doveva chiamare il 911 per avere la sua attenzione perché era qualcuno che lavorava in polizia, e quindi si presuppone magari Wilden, non Garrett, perché Garrett era appena andato via da casa di DiLaurentis, oppure qualcuno che non doveva essere lì a Rosewood quella notte e che Melissa, chiamando il 911, l'avrebbe messa in difficoltà. Qualcuno che magari era scappato da qualche ospedale psichiatrico, Bethany magari. Se ci pensate, Melissa dice, cosa devo fare? Chiamare il 911 per avere la tua attenzione? E sembra quasi come, senti, devo chiamare il 911 per dire loro che tu sei qui a Rosewood, così attirano la tua attenzione, facendoti capire che sei in pericolo perché la polizia ti sta cercando, perché appunto Bethany quella notte scappò. Quindi la stavano sicuramente cercando, e quindi Melissa nella chiamata dice, devo chiamare il 911 per avere la tua attenzione, come per dire, chiamo il 911 così dico che tu sei qua, così attiro la tua attenzione facendoti sapere che la polizia ti sta cercando. E guarda caso nella 3x19 vediamo Melissa parlare con una ragazza con il top giallo, che appunto non era né Sisi e né Alison. Quindi a me viene il sospetto che avesse chiamato Bethany quella notte. Però ovviamente non, ripeto, non sono sicuro al 100%, ok? Non lo so. Sta di fatto che appunto questi sono praticamente gli indizi che abbiamo su Melissa Hastings. Tra l'altro nella seconda parte della stagione 6 lei tornerà sulle scene, quindi io penso che abbia molto ancora da raccontarci. Abbia molto da raccontarci anche perché, e questo ve lo dico subito, quando Spencer nella 5x21, se non ricordo male, non voglio fare un errore perché può capitare anche a me, praticamente lei è a Londra e scopre, si ritrova nella sua borsa una provetta con il sangue di Mona, comunque col sangue di qualcuno, ok? Appunto per poterla incastrare per l'omicidio di Mona, perché stava cercando di incastrarle. Si ritrova la boccetta che magari è stata messa prima che lei partisse, ben nascosta, non si sa. Però quello che è strano è che appunto a Spencer arriva un sms mentre lei è a Londra. Com'è possibile? Quindi era qualcuno che era là a Londra. E chi c'era a Londra? Melissa e Wren. Un'altra cosa che ci devono spiegare è appunto il rapporto tra Melissa e Wren. Perché ce lo devono spiegare? Perché Wren nella 4x10 lo vediamo praticamente molto sospetto, lo vediamo colorare quel disegno di quella donna con il cappotto rosso che ricorda molto il flashback di Jessica, Charles, Jason e Alison alla fattoria Campbell. Comunque Wren chiama qualcuno in quella puntata dicendo, senti, ho dei problemi, abbiamo dei problemi, tu occupati dei tuoi, io occupati dei miei. Insomma, Wren appare loschissimo. Dopo quella puntata lui mette un annuncio online per farsi aiutare a trasportare i suoi bagagli da casa sua a Rosewood fino a Londra, e ad aiutarlo è Shana, ok? Quando però scopre che Shana va al liceo di Rosewood, le chiede di fare tutto con la massima discrezione. Questa cosa la spiega Shana nella 4x18, ok? Insomma, e Wren si trasferisce a Londra da Melissa, perché Melissa lo accoglie praticamente subito dopo il fattaccio della 4x10 in cui Wren fa in modo che Ashley Medina non ha più un avvocato, cioè Veronica Essings, e dove appunto Wren si mostra sospetto, e dove Mona stessa dice a Wren di aver capito che lui gli sta nascondendo qualcosa e che appunto ha capito che lui è dalla parte sbagliata. Wren scompare dalla città e si rifugia a Londra, e chi lo accoglie a braccia aperte? Guarda caso Melissa che non voleva più avere niente a che fare con Wren. Quindi c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò, appunto nel rapporto tra Wren e Melissa e in tutto ciò che vi ho raccontato di Melissa. Quindi, ricapitolando, c'è da capire, c'è il rapporto tra Melissa e Ian che bisogna capire. Bisogna capire cosa sapeva Ian e cosa Melissa gli aveva raccontato, a cosa Ian non poteva rispondere perché non sapeva che risposte dare, e quindi c'è questo da capire. C'è da capire come mai Melissa andava allo stesso maneggio in cui Jessica portava Bethany, e se c'è un collegamento tra le due. Bisogna capire chi aveva chiamato Melissa quella notte dicendogli del 911 e chi era la ragazza bionda con cui parlava quella notte, perché a questo punto è Bethany, a meno che non fosse Sara Harvey. Però appunto dico, un'altra ragazza con il top giallo? Non lo so. Però per aver inserito quella scena nella 6x10 in cui Sisi smentisce di essere stata lei quella che parlava con Melissa, c'è un motivo, ok? C'è un motivo perché appunto devono darci ancora delle risposte su questa situazione. Poi c'è tutta la storia del giorno di Halloween in cui Melissa ci dice che appunto lei non sapeva nulla, che era caduta praticamente dalle nuvole, che lei non doveva fare del male alle ragazze, quando in realtà nella 4x01 vediamo che invece sembra essere lei a capo di tutto, ok? Dobbiamo capire perché Jenna aveva paura di Melissa. Insomma, tantissime cose che collocano Melissa non dalla parte dei buoni ma dalla parte degli ultra sospetti, d'accordo? Per ora su Melissa sappiamo questo. Se mi verranno in mente altre cose ovviamente ve le dirò nei prossimi vlog, d'accordo? E niente, il vlog penso possa finire qua. Quanto abbiamo fatto? Ah, 20 minuti, dai, passabile. La prossima settimana ci occuperemo di un altro personaggio. Devo vedere quale scovare e quale è più sospettoso. Penso che al prossimo vlog parleremo di Jenna. Parleremo ancora di Jenna perché di Jenna appunto ci sono tante cose che ancora non sappiamo, d'accordo? E niente, anche questo vlog finisce qua. Grazie per averlo seguito. E niente, vi auguro una buona vita. Grazie a tutti per aver seguito anche questo vlog. L'ho già detto, lo so che sono logorroico. Grazie per seguire tutti i vlog. E vi ricordo di guardare anche i precedenti, di mettere tanti like. E niente, un bacio a tutti e al prossimo vlog parleremo di Jenna, promesso. Ciao!